Tutti voi ricordate certamente il 2022 come un anno in cui le bollette, i costi energetici erano elevatissimi e lo si imputava alla mancanza di gas, cosa assolutamente falsa, era tutta una speculazione. Il gas non è mai mancato, tanto è vero che i dati ufficialissimi dicono che proprio quell'anno noi abbiamo avuto il record di esportazioni, cioè l'Italia esportava gas che comprava dall'estero e lo esportava appunto in altri paesi. Bene, nonostante questo, il governo attuale e già dal governo Draghi, quello attuale e le regioni hanno impiegato solo 6 mesi per autorizzare la costruzione dei rigassificatori. Ora io mi chiedo, perché a Civitavecchia che ha già pagato un prezzo elevatissimo in termini di salute, ospitando da anni le centrali a carbone, si vuole bloccare quella che è la conversione della centrale a carbone in fonti rinnovabili. Sono tutti d'accordo, sindacati, Confindustria, Enel farà la parte di stoccaggio delle batterie, Eni ha concordato con Cassa Depositi e Prestiti e un importante fondo danese, la costituzione di una joint venture, e questo diciamo è un ottimo segnale sull'economicità dell'impresa. Quindi tutti d'accordo, formalmente anche la regione per questo progetto appunto di conversione a rinnovabili. Ma perché allora governo e regione nicchiano e ritardano l'emanazione dei provvedimenti necessari a far partire quelle infrastrutture che saranno necessarie per questi progetti? Forse sono ancora una volta totalmente proni alla lobby del fossile? Civitavecchia ha già pagato moltissimo in termini appunto di territorio ospitando la centrale a carbone. Adesso gli si dia la possibilità il più velocemente possibile di passare alle centrali a fonti rinnovabili. Il gas e il carbone sono il passato, le rinnovabili sono il futuro, dirigiamoci velocemente verso il futuro.